Siamo ad Ischia per la sesta edizione del Fiocchetto Lilla. Si metteranno in risalto quelli che sono i disturbi del comportamento alimentare. Ne parliamo con Paolo Massa, presidente dell'associazione Artemisia, una voce per l'anoressia. Ringrazio tutte le associazioni sportive, veramente è stato bellissimo oggi far viaggiare il Fiocchetto in tutti gli impianti sportivi, tutti, dalla piscina, palazzetto, tutti si sono stati impegnati. Devo dire, bellissima anche la messa del Vescovo Lagnese, veramente è stata toccante, ma mi ha fatto molto piacere vederlo. E adesso quello che il nostro obiettivo è quello di fare in modo che a Ischia il Fiocchetto Lilla diventi una manifestazione sentita da tutti, aspettata, che tutti sapranno che il Fiocchetto Lilla serve per stare vicino alle persone che hanno questo problema dei DCA. Monsignor Pietro Lagnese, monsignore, delle iniziative come queste, con la vostra vicinanza, per essere vicino a delle problematiche difficili, soprattutto perché riguardano i giovani. Sì, riguardano i giovani. E una problematica, soprattutto quella di cui trattiamo questa sera e per la quale preghiamo questa sera, che fa sentire tanto soli i giovani. Il mondo dell'anoressia è un mondo di soli, per questo la Chiesa sente il bisogno di stare a fianco a loro, perché riconosce che il primo modo per poter dare un aiuto ai giovani che sono affetti di questo problema della anoressia, bulimia, binge, è quello di far sentire la compagnia della Chiesa, che è il segno della compagnia di Gesù. Due genitori, tra cui Paolo, che lei sa è presidente proprio dell'associazione Artemisia in nome della figlia, due genitori, come sta vicino alla famiglia, ecco, quando succede una disgrazia così? Ma attraverso i sacerdoti e anch'io personalmente cerchiamo veramente di far sentire tutto il calore e l'affetto della comunità cristiana. Noi vorremmo anche aiutare a prevenire tragedie di questo tipo, per questo abbiamo costituito un centro giovanile dedicato a Papa Francesco, dove accogliamo i giovani e dove vogliamo offrire loro anche un supporto psicologico e dove ospitiamo anche varie associazioni. Per esempio vi è l'associazione Il Girasole, che pure si interessa di questa problematica e che noi accogliamo nel nostro spazio. Dobbiamo assolutamente avvicinare i giovani, Vescovo. Sì, dobbiamo avvicinarli, stare accanto a loro, anche perché loro hanno una potenzialità enorme. Papa Francesco ci testimonia che dai giovani possiamo imparare molto. Grazie. Grazie a lei, grazie. Paolo Massa, presidente dell'associazione Artemisia, sesta edizione del Fiocchetto Lilla, 2 ad Ischia. Sì, noi nella seconda e quest'anno già l'anno scorso coinvolgemmo alcune società sportive, mentre quest'anno abbiamo coinvolto tutte le associazioni sportive del comune di Ischia, perché essendo una problematica che investe molto i giovani, noi stiamo incominciando a fare un lavoro di informazione per le persone che operano nel settore, quindi i vari istruttori incominciano a dire che esiste questa problematica e cerchiamo di avere sempre incontri con le famiglie per fare questa informazione. Siamo stati già alle scuole medie qui a Ischia alle 3:30, ringrazio la preside che ci ha dato questa disponibilità e abbiamo fatto un primo incontro. E poi invece adesso viviamo il momento religioso, a cui va il mio ringraziamento sia a Don Carlo Candido e al Vescovo Pietro Lagnese, che avere, diciamo, loro si sono subito resi disponibili
disponibili ad essere vicino alla nostra giornata di festa, e avere loro vicino per noi è molto importante, perché vuol dire che stiamo coinvolgendo piano piano anche tutte le istituzioni più importanti, e avere questa qui della Chiesa e della Curia per noi è stato un grosso successo. 15 marzo, Fiocchetto Lilla. Tu, devo dire che sei stato un po' il promotore, sei un po' il motore, hai creato un circuito davvero importante. Ecco, tu come padre, insieme a tua moglie, come famiglia, come presidente, qual è poi lo scopo e l'obiettivo della tua associazione? Perché hai deciso di creare questa associazione Artemisia, che poi porta il nome naturalmente di tua figlia? Ma l'associazione, perché la problematica più grossa che noi abbiamo avuto è stata la carenza di informazione, lo vado dicendo in tutto, e quindi questo è uno degli obiettivi nostri, quello di fare informazione. E poi anche perché dei genitori devono avere dei punti di riferimento, quindi noi siamo qui disponibili a subito a indirizzare le persone che hanno questo disturbo del comportamento alimentare verso le strutture giuste, perché una della problematica è questa qui, riuscire a individuare subito dove si possono curare i DCA in modo con i protocolli giusti. Quindi il tuo percorso messo a disposizione di altre famiglie, di altri genitori con questa problematica? Esatto, diciamo il mio percorso negativo lo faccio in modo che non lo subisca. Magari prendendo le cose positive, naturalmente, quello che puoi pensare sia di positivo per aiutare questi ragazzi. Certo, siamo sì, sicuramente, perché il mio percorso negativo mi ha fatto avere tutta la visione completa della problematica, e quindi avere per un altro genitore subito dire guarda, segui questo canale qui, che se no non perdi tempo, perché una delle cose più importanti è il non perdere tempo nella cura, sia nella diagnosi prima e poi nella cura stessa. Se noi andiamo avanti così, piano piano stiamo sempre aumentando di più, adesso siamo sui 1500 iscritti, venerdì sarò a Salerno a fare una conferenza nel liceo Alfano di Salerno. Con... E poi ti muovi? Sì, no, si muove. Poi il 26 saremo a Cava dei Tirreni, insomma... Ci si sta creando una bella rete, devo dire, anche con le altre associazioni. Però la data sarà sempre questa che devono ricordare i nostri amici a casa per il Fiocchetto Lilla, il 15 marzo. Certo, noi l'obiettivo sarà sicuramente qui a Ischia, noi perciò abbiamo coinvolto un po' tutta la popolazione del comune di Ischia, che modo loro dovranno sapere che il 15 marzo c'è questo momento di riflessione sui DCA e il Fiocchetto Lilla. Allora. E siamo in attesa di vedere tutto Lilla, questo meraviglioso castello aragonese qui a Ischia Ponte. Vincenzo Russo presenta il suo nuovo libro Distrazioni di massa in lingua italiana e in lingua napoletana. Siamo nella chiesa di San Severo al Pendino. Vincenzo Russo ritorna al suo primo amore, la poesia. Ovviamente tutto dettato, conoscendo Vincenzo dal cuore. Distrazioni di massa. Innanzitutto spieghiamo perché questo titolo, Vincenzo. Distrazioni di massa perché oggi ritengo che ci siano tanti motivi per distrarsi dal poi, voglio dire, allacciare, consolidare i rapporti interpersonali. Il mio pensiero molto personale è che il progresso, non vorrei dire sempre le stesse cose, ma... Distrutto no, perché il progresso... Siamo distratti. Esatto, dovrebbe aiutare l'uomo, ma non distrarlo da quelli che sono i sentimenti e i rapporti interpersonali. Ci sono tanti esempi che possiamo fare ognuno di noi, dove si dà la precedenza a un tablet o a un telefonino piuttosto che a un paio d'occhi.
cioè, voglio è dire. Vero. Senti Vincenzo, una parte di poesie in italiano e un'altra parte in lingua napoletana, una scelta ben ponderata. Ma no, guarda, io negli ultimi anni mi sono dedicato alla narrativa, come tutti ben sanno, però per un poeta scrivere un'opera di poesia, o scrivere una poesia, scrivere un testo di poesia, non so spiegare, è come se ti partisse l'embolo, è un fatto immediato, il libro di narrativa tu lo segui, lo rileggi. Invece la poesia... Ma in questo libro tu hai scritto tante poesie, più di 80. Sì, è perché, ripeto, ogni tanto, essendomi dedicato alla narrativa negli ultimi tempi, che è bello lavorare una vita fa, però ogni tanto, quando vengo poi colpito dal punto di vista proprio emozionale in maniera forte, allora mi metto lì e scrivi qualcosa, e quindi una dopo l'altra ho raggiunto 80 poesie. A un certo punto ho detto, oh, cioè, ma perché non pubblicarle? Poi in dialetto, in lingua napoletana, in lingua italiana, diciamo che la lingua napoletana si presta molto, cioè sempre prestata, ad esprimere concetti in maniera molto più forte, energica, perché la nostra è una splendida lingua, rispetto, voglio dire, alla lingua italiana. Incisiva. Senti, i temi principali che hai toccato in queste poesie? Tutti. Tutti, non c'è un tema, c'è qualcuno magari che si fossilizza sull'amore, ci sono il tema della religiosità, della legalità, dell'amore, del sociale, tutti. Cioè... Allora aspettiamo adesso che Vincenzo Russo ritorni scrittore di narrativa col prossimo libro, è vero? Sì, infatti ieri ho finito la correzione del prossimo libro, che è per la prima volta mi sono inventato una storia che nasce nel penitenziario di Poggio Reale. Oh. Oltre alla condanna giuridica che qualcuno riceve per aver commesso un reato, quello che non ammetto è la condanna sociale, perché non si può essere etichettati. A tutti bisogna dare sempre una possibilità di rivalsa, di riscatto, e poi i motivi sono tanti per cui uno magari è costretto a delinquere piuttosto che altro, però l'importante è fare per gli altri e aiutare. Questo è distrazione di massa. Quindi nell'attesa dell'uscita del tuo prossimo romanzo ci godiamo naturalmente la presentazione di oggi con distrazione di massa. Grazie sì. Vincenzo. Grazie a voi, grazie a Lorenza Licenziati, a Mario Baru, e saluto affettuosamente tutti i telespettatori che seguono Eventi in Anteprima. Aldo Putignano, editore e scrittore, l'ennesimo libro di Vincenzo Russo, Distrazioni di massa. Questa volta ritorna un suo vecchio amore, quello della poesia, Aldo. Sì, Distrazioni di massa è davvero il debutto poetico di Vincenzo Russo con Homo Scrivens. Lo abbiamo tenuto a battesimo come prosatore, con Che bello lavorare, questa storia di mobbing ambientato nel mondo della telefonia mobile, con Una vita fa. Ma noi lo abbiamo sempre conosciuto per la sua attività anche come talent scout nell'ambito della poesia, con la sua associazione Talenti Vesuviani, con i suoi concorsi che hanno ormai raggiunto una fama nazionale. Per cui questo è un approdo necessario, è un libro in cui fa anche un bilancio della sua attività poetica, di quel che l'arte gli ha donato, ed è un libro per questo anche molto sentito. Anna Stella Bertè per l'associazione Vita, ancora un esempio di grande sensibilità da parte di Vincenzo Russo e di attenzione per quelle che sono le problematiche della vita, e soprattutto per associazione Vita. Lui è molto legato a te, Anna Stella. Sì. Io ringrazio Vincenzo che ha voluto dedicare questo libro, una parte del ricavato sarà devoluto all'associazione Vita, e l'ha fatto attraverso un libro di poesia. Non c'è niente di più aulico e bello che arriva al cuore di tutti della poesia, sia in lingua italiana che nella nostra lingua napoletana. Ricordiamo, Anna Stella, quello che fai tu nella tua associazione. Allora, l'associazione Vita, che il nome completo è Associazione Vita Livia Langella, Antonio Bertè e Clelia Como, si occupa proprio della tutela della vita dal concepimento fino accompagna donne, mamme, famiglie in situazioni diciamo di un disagio che può essere sia materiale ma anche psicologico, quando ci si trova di fronte a molto spesso a gravidanze indesiderate, e continua poi per tutta la fase della vita fino alla vita terminale,
è brutto, ma purtroppo dobbiamo tenerne conto, e mai come adesso ci sono tanti temi che, su cui noi stiamo cercando anche di difendere, ma tutelare. Siamo felici perché proprio stamattina ci sono, praticamente abbiamo messo i 12 bimbi che sono nati, che non avrebbero visto la luce se non avessero incontrato noi, SOS Vita e tanti altri, e quegli altri dello scorso anno. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Siamo qui con il signor Elio, che sta per effettuare l'intervento dell'ipofilling al volto. Buongiorno signor Elio. Buongiorno a lei. Signor Elio, questo non è il primo lipofilling, ma il primo è stato effettuato nel 2013. Com'è stato appunto questo primo lipofilling? Diciamo, sotto l'aspetto dell'intervento proprio in se stesso, diciamo, è stato veramente molto soft. Non ho avuto grossi problemi, l'assistenza professionale e via discorrendo, nessuna cosa, anche voglio dire, psicologicamente, cioè sono arrivato ben tranquillo perché lo staff che era attorno me lo permetteva. Il risultato è stato effettivamente qualcosa che mi ha sorpreso, perché mi sono ritrovato un pochettino come ero prima, e diciamo, al di là anche dell'effetto materiale, è stato fondamentale l'effetto psicologico che ne è venuto fuori. Quindi mi sono sentito sicuramente ringiovanito, oltre a sembrarlo. Signor Elio, qual è stata la spinta psicologica verso il secondo lipofilling? Anche perché il primo l'abbiamo effettuato nel 2013, il secondo invece nel 2017. Sì, diciamo, la spinta al secondo, ma anche al primo se vogliamo, io in effetti frequento delle persone che sono molto più giovani di me. La prima è mia moglie, che è molto più giovane di me, ci sono una differenza di 15-16 anni, però anche gli altri amici sono molto più giovani di me. Io stesso però sono una persona molto dinamica, molto attiva, quindi io vivo una condizione più giovane della mia età, insomma. E quindi la spinta è partita un po' da questo, forse occasionale, però dopo alla fine è stato qualcosa di concreto. E il secondo intervento del 2017 chiaramente è quasi una conseguenza di quello che, perché non si può andare, diciamo, in una situazione unica a risolvere una totale situazione. Quindi il secondo è stato quasi una, diciamo, una comparazione con determinate cose, o andare a risolvere dei difetti che sono, non erano stati praticamente eliminati, tra virgolette. Signor Elio, qual è il suo stato d'animo prima dell'operazione? Come stiamo? Il mio stato d'animo è tranquillo, normale, perché, le ripeto, forse sono più emozionato per l'intervista alla quale non sono abituato, però una volta spenta la telecamera tornerò più tranquillo come ero prima di fare l'intervista e come sarò dopo l'intervento anche. Dottoressa, il signor Elio ha effettuato un intervento di lipofilling al volto. Parliamone un po', diciamo, ai nostri amici a casa. In pratica si preleva del grasso dal corpo del paziente, da alcuni, in particolare l'abbiamo preso prelevato dall'addome al signor Elio, e si purifica questo grasso con una tecnica particolare e si va a riempire tutto quello che il tempo ha portato via. In pratica il signor Elio aveva già effettuato un lipofilling da noi 4 anni fa. Però è un intervento da ripetere, perché purtroppo l'invecchiamento non si blocca, riesce a ringiovanire tantissimo questo intervento, toglie circa 10 anni dal volto di un paziente, però si invecchia con 10 anni in meno. Allora, per bloccare questo processo che potrebbe andare avanti, dopo 4 anni il signor Elio ha deciso di fare un secondo lipofilling. Pure perché c'erano delle piccole carenze, soprattutto a livello mandibolare, che col primo intervento non si era riusciti a colmare in maniera eccessiva. Pure perché questo intervento, tra
trapianto di cellula adiposa in pratica è. Questo trapianto di cellula adiposa ha bisogno di una superficie comoda su cui attecchire. Di conseguenza non si possono fare delle ipercorrezioni in un'unica volta. Però ciò non toglie che si può effettuare quante volte si vuole nella vita, proprio perché un prodotto così naturale, qual è il proprio grasso, come è in natura, non c'è il rigetto, non c'è, i lineamenti non si possono alterare, no, assolutamente è un risultato naturale. Come avete visto, questo è un post-operatorio immediato, cioè ora c'era sia l'anestetico che dava un volume, e l'anestetico creava delle alterazioni visive della mimica, quindi è un risultato un poco alterato. Ciò nonostante è un ottimo risultato anche nell'immediato. Tra 4-6 giorni il paziente già si vedrà sicuramente molto meglio, e nel tempo sempre di più. Addirittura il nostro paziente Elio ci ha riferito più volte di aver avuto una ripresa, una rivitalizzazione a distanza anche di un anno. Questo è dovuto alla presenza delle cellule staminali contenute nel grasso. Questo è stato dimostrato solo pochi anni fa. Dottore, parliamo del Centro di Chirurgia Plastica Maresca Corsaro e facciamolo conoscere meglio ai nostri amici a casa. Come no? Il Centro di Chirurgia Plastica Maresca Corsaro è sito in Napoli, a Via Sant'Anna e Lombardi 40, e noi ci occupiamo soprattutto di chirurgia estetica a 360 gradi. Il fiore all'occhiello del centro è l'ipofilling o l'ipolifting al volto, questo che abbiamo visto oggi, questa tipologia di intervento che abbiamo visto oggi, che è un intervento che copre un'area maggiore di un lifting, praticamente un post-operatorio per niente traumatico. Poi il secondo fiore all'occhiello del centro è la liposcultura manuale 3D Maresca Corsaro, che praticamente la dottoressa Maresca, 28 anni or sono, ha totalmente stravolto la tecnica della liposcultura normale per non creare danni, per non essere sempre per il bene del paziente, quindi un risultato il più naturale e il meno traumatico possibile. E poi come ci occupiamo di tutta la chirurgia estetica, quindi da lipofilling al seno, a mastoplastica additiva, a qualsiasi intervento di estetica. Allora, il nostro sito è www.marescadaniela.it, poi abbiamo una pagina Facebook, Centro di Chirurgia Plastica Estetica, dottoressa Daniela Maresca Corsaro, poi abbiamo anche una pagina Instagram, Maresca Chirurgia Plastica. Dottore, noi ci vediamo per qualche altro appuntamento sempre qui al Centro di Chirurgia Plastica Maresca Corsaro, anche perché l'intervento dell'ipofilling a volto non è l'unico, ma tanti altri ce ne saranno. Grazie. Da Ischia termina qui un'altra puntata di Eventi in Anteprima TV. Potete seguire tutte le nostre puntate sul sito anteprimatv.com. Noi naturalmente ci vediamo puntuali la prossima puntata, non mancate.